Caro Michele, ecco tutto quello che ti avevo promesso. La nostra musica. La tua musica. Senta, abbiamo saputo e ne siamo molto addolorati. Ma vorremmo sapere a che punto siamo. Con il progetto intendo. Sa, noi qui siamo fermi e aspettiamo quelle valutazioni per procedere e dare inizio ai lavori. Ne avremo bisogno al più presto. Mi dispiace, ma me lo dica se per lei è un problema, così da potersi rivolgere a un altro studio. Su, si faccia coraggio e ci faccia sapere. Aspettiamo una sua chiamata. Permesso, buonasera ingegnere, le ho portato la cena. Sì, va bene, grazie. E la metto in cucina? Però mi raccomando, è perché altrimenti si fredda. Eccoci ingegnere. Guardi, l'ho comprato questa mattina al mercato, bello fresco appena pescato. Lui ne va matto, sa? Vorrebbe mangiare solo questo. Mio marito, intendo. Ma io che sbadata non gliel'ho ancora chiesto. Ma le piace vero il pesce? Diciamo di sì. Ah, che bella signora. Da quanto tempo eravate sposati? Quasi 10 anni. Peccato, eh? Neanche tanto. Tanto poco, ormai che importanza ha? Beh, io devo tornare in portineria, eh? Le lascio tutto qui, poi prendo tutto domani. Non si scomodi che conosco la strada. E mi raccomando, mangi, ingegnere, eh? Arrivederci, buona serata. Arrivederci. E grazie. Avevi un cuore grande, ma ti ha tradito. Allora, ti ripeto le tre parole. Aria, giornata e grande. Dai che te le scrivo. Devi trovare una quarta parola che abbia attinenza con le prime tre. Su che facile. Beh, insomma, mica tanto. Vabbè, allora, aria, giornata e... E qual era l'altra? Grande. Beh, che ti do 2 minuti per pensarci. 2 minuti? E non sono un po' pochi. 2 minuti sono più che sufficienti. Non mi sento bene. Non mi sento bene. Cosa ti succede? Mi fermo. Sì, sto male, fermati. Cosa ti succede? Cosa succede? No, aspetta, chiamo aiuto, torno subito. Non mi abbandonare, ho paura. Ti prego, abbracciami. No. Buongiorno, un caffè, grazie. Sì. Michele? Sì, ciao, sono Marco. Sì. No, è che è passato il meccanico, ti sta cercando. Ma perché non rispondi al telefono? Vabbè, lo sai, no, che la macchina è pronta. Devi andare a ritirarla, cosa aspetti? Sì, è vero, me ne ero scordato. Ci sentiamo. No, aspetta, ma tu come stai? E tu? È dura. Poi non è passato neanche un mese. Sì, appena un mese. Ma tu hai ripreso a lavorare? Ora vedrò, non so. Ma senti, ti do tre parole. Aria, giornata e grande. E tu devi trovarne un'altra che abbia un...
l'attinenza con le prime tre. Mi serve il tuo aiuto. Michele, ancora con questa storia? Michele, io non so cosa dirti. Io non so cosa dirti, va bene? E poi ascolta, ho un cliente, ti devo lasciare. Vabbè, ciao, però passa a trovarmi, dai. Ciao, ciao, ciao. Desidera? Scusi, ma le ho chiesto un caffè, che modi sono? E poi per colpa sua ho perso anche l'autobus. Riconosci Vincenti e i Brocchi. Chi avrebbe puntato su te? Io avrei puntato tutto su te. E avresti perso. Beh, sei stanco. Buonanotte. Buonanotte, Mo. Grazie. Che hai fatto in tutti questi anni, Noodles? Sono andato a letto presto. Ah, sì, bravo, bravo, complimenti, stai imparando. Sì, bravo, bravo. Anzi, aspetta, fratellino, dai, facci una foto. Ma sai che non lo so usare. No, no, dai, non fare storie, dai. Ci siete? Sì. Sì. Bel sorriso. No, aspetta, aspetta. Per me ci sarai sempre. Sabrina chi? Sono Sabrina Solari, un'allieva di Rossella. Sei Michele? Sì. Eri tra le sue allieve del conservatorio? Sì, dell'ultimo corso. Rossella mi parlava spesso di te. Perché continui a scriverle? Non lo so neppure io. Ti chiedo scusa, hai ragione. È assurdo. Buongiorno. Oh, ingegnere, buongiorno. È un po' che l'aspettavo, la sua macchina è pronta da tempo. Ma sta bene? Sì, sì, sto bene, grazie. Non sembrerebbe. La sua macchina era meglio. Vedo le chiavi. Ho fatto tutto quello che dovevo fare. Ho cambiato l'olio, i filtri, ho controllato la frizione, ho controllato anche l'impianto elettrico e c'era un rumorino che le ho tolto perché mi dava fastidio. Le ho fatto il bonifico. Ma sì, non si preoccupi. Arrivederci. Buona giornata. Grazie.
fai oggi? Bene, e tu? Perché continui a chiamarla? Perché mi fa sentire meno sola. La sua mancanza è un macigno che mi schiaccia. Un peso insopportabile. Come fai tu a stare bene? Non ti manca, Rossella. A me, tantissimo. Mi manca proprio il suo vivere. Ora è tutto buio. All'inizio è così per tutti. Certo che mi manca. Tu non sai quanto. È strano. Cosa c'è di strano? Lei non c'è. Però la sento vicina. Succede sempre così, quando si è amato e si è stati amati veramente. Oh, ingegnere, buonasera. Buonasera. Oggi polpette al sugo che sono una meraviglia. Senta qua. Ah, che buon profumo. Mi sembra che stia vada molto meglio oggi, lei? E domani le farò quello stufato che le piace tanto. Lei è sempre così gentile, ma non voglio che si disturbi tanto. Ingegnere, su, ma tra di noi, non faccia il bambino. Anzi, le farò una confidenza. Lo sa mio marito, non c'è mai andato d'accordo con lo stufato. Dice che non lo digerisce, gli rimane sullo stomaco. Ma domani se lo farà andare bene lo stesso. Sa, lui vorrebbe che io facessi baccalà tutti i giorni. Sono sempre io. Ti va di parlare? Se vuoi. Sicuro? Ma sì, dai. Oggi stai meglio, lo sento. Cosa fai? Penso a lei. Questo le fa piacere, ma non lo vorrebbe. Che ne sai tu? Parli come se la conoscessi meglio di me. Eravamo solo buone amiche. Lei voleva solo la tua felicità. Io sto bene così. Non voglio essere felice. Come potrei esserlo? Il ricordo di lei non mi basta. Non mi consola. Sento solo il suo respiro dentro di me. Mi piacerebbe incontrarti. Non lo so. Vedremo. Certo che ci vedremo. E quando sarà, ti darò dei semi. Voglio che tu li pianti. Sì. Lo farò. Ah, c'è un altro buon motivo per incontrarci. E quale sarebbe? Ho ritrovato lo spartito di un brano che Rossella stava componendo per te. Negli ultimi tempi lei era molto stanca e mi aveva chiesto di aiutarlo a finirlo insieme. Adesso ho intenzione di concluderlo. Mancano solo poche note. Non è questo un buon motivo per vederci? È un ottimo motivo. Dovremmo comprare dei nuovi semi. E farne che? Ovvio, piantarli. Amore, di fiori ne abbiamo già a sufficienza. Sì, ma questa primavera voglio cambiare. Voglio dei vasi grandi con dentro dei magnifici fiori gialli. Il balcone è piccolo e tra un po' non ci stiamo nemmeno noi. Mi passi l'acqua, per favore? Non cambiare discorso. Tanto ho già deciso. Va bene, farò un salto al vivaio e te li compro. Adesso mi passi l'acqua? Aspetta un attimo. Cosa fai di così importante? No. Lo spartito. A che punto sei? A buon punto, direi. Però non ho ancora il titolo. O forse ce l'ho. Dimmelo. Nemmeno per sogno. Dai, dimmelo. Ma te lo sto dicendo. Nemmeno per sogno. Ma come ti è venuto in mente? Non lo so. Però mi suona bene. E voglio dedicarlo a te. Sì, sono l'ingegner Morando. Riguardo a quelle valutazioni tecniche le ho portate a termine. Ci sono ancora delle specifiche subordinate da tenere sotto controllo in fase di avanzamento dei lavori. C'è anche qualche calcolo errato, ma sono valori di così minimi che non inficiano assolutamente poi la fase operativa del progetto. Quindi domani le farò avere i piani tecnici e tutta la documentazione firmata. Bene, bene. Prenderò subito accordi con l'ufficio tecnico per procedere con l'inizio lavori. Ha fatto un bel lavoro, caro ingegnere.
D'altra parte, conosco bene il suo valore e sapevo di poter contare su di lei. Chiamo subito l'ufficio legale. Adesso la saluto e faccio tanti saluti alla sua signora. Mi scusi, ingegnere. No, non si preoccupi. Sì, ora ci sono. Chiama pure. Che succede? Finalmente ti sei deciso a rispondermi. Ho avuto da fare. Devo finire un lavoro. Ah, a proposito, avevi ragione. Il camminetto sulla televisione funziona. È rilassante. Bene. Io ho indovinato il gioco delle tre parole. Davvero? Sei stata bravissima. Sì, ma facciamo così. Ti do un ulteriore indizio. Prendi nota. Scrivi la parola nuvole. Ci provo. Dai, che è semplice. E non è tutto. Dimmi. Anch'io avevo un lavoro in sospeso e oggi l'ho terminato. Quale lavoro? Lo spartito di Rossella. Vuoi vederlo? Sì, mi farebbe molto piacere. Allora questa sera ci dobbiamo vedere. Ti faccio sapere. A dopo. Ciao. A dopo. Grazie. Sabrina, tutto bene? Siamo chiusi. Anche per me. Ehi, ciao Michele. Ciao. Sei passato, hai fatto bene. Ero in zona. Come va? Diciamo bene. Cosa posso offrire? Non saprei. Dammi una bottiglia, qualcosa di forte. Ma che ci fai a quest'ora con qualcosa di forte? Magari ci faccio una festa. Michele, io già un po' che te lo voglio dire. Rossella era tua moglie, ma era anche mia sorella. Io la conoscevo bene, io sapevo quanto fosse felice, perché aveva sposato te. Se ti vedesse stasera non sarebbe così felice. Bene, bravo. Un altro che sa tutto su... Com'è che la chiamate voi esperti? Ah, sì, l'elaborazione del lutto. Ma che cazzo ne sai? Io so solo che quando manca una persona a cui hai voluto bene, a cui vuoi bene, non c'è un dolore più grande, un dolore più piccolo. C'è solo un dolore ed è enorme. Sì, hai ragione. Vuoi la tua bottiglia? Tieni, tieni la tua bottiglia. Mi spiace, ma è tardi, devo chiudere.
Il motorino in panne. Non è che mi faresti chiamare un taxi, che ho il cellulare scarico? L'ho dimenticato a casa. Allora dammi un passaggio. No, aspetta, cosa fai? Perché sali? Cosa... Ma come? Non mi riconosci? Dalla voce, sono Sabrina, l'allieva di Rossella. Sei tu? Come facevi a sapere che ero qui? Me l'hai detto tu che qui ci vieni spesso. È vero, te l'ho detto io. Perché non rispondi più al telefono? Sono giorni che ti cerco. E poi non dovevamo vederci. Lo so. Sarei dovuta venire con mio padre, ma... abbiamo avuto un contrattempo. Aspetta, hai freddo? Passerà. No, tieni. Grazie. Eccoci qua. Mi fa piacere conoscerti. Fa male bere. Dai, portami a casa. Dove abiti? Vai, ti dico io. Ecco, ci siamo arrivati. Lasciami pure qui dal cancello. Lascia. E tienila pure. Fuori fa freddo. Me la darai un'altra volta. Hai indovinato la parola? Ancora no. Eppure è così facile. Comunque, per il momento non mi chiamare. Non mi scrivere. Ok. Aspetto che mi chiami tu. Pronto? Michele, ma che succede? Non riuscivo a dormire. Ma lo sai che ore sono? Sì, lo so. Volevo sapere se hai pensato a quelle parole. Le parole? No, ma quali parole? Quelle che ti ho lasciato l'altro giorno. Michele, io alle 6 devo aprire il bar. Ascolta. No, ascoltami. Tu devi andare da un medico. Ti devi fare curare. No, ma non sto scherzando. Michele, tu hai bisogno d'aiuto. Ne hai bisogno veramente. Buongiorno. Sabrina è in casa? Ma lei chi è? Sono Michele Morano. Sabrina era una allieva di mia moglie. Chi è? Chi è Lorenzo? Questo signore cerca nostra figlia. Ma ti avevo detto di non aprire a nessuno.
ne vada, non vogliamo vedere nessuno, ci lasci in pace. No, aspetti, signora. Mia moglie ha ragione, ho fatto male ad aprirle, se ne vada. Ma cosa vuole da mia figlia? Sono venuto a prendere il giaccone. Se ne vada e ci lasci in pace, la prego, se ne vada. Calmati, calmati, questo signore non sa nulla. Che cosa dovrei sapere? Ma non c'è più! Ma nostra figlia non c'è più, non c'è più! Mia figlia è morta una settimana fa, in un incidente stradale. No, non è possibile. Non è vero. L'ho vista ieri sera. Ci ho parlato. Dovete credermi. Dovete credermi. Ci ho parlato. Ingegnere? Ingegnere, sono io, le ho portati i pantaloni, ho fatto l'orlo. Ingegnere? Hai indovinato la parola? Vivere. Vivere. Buongiorno, signor Morando. Sono il padre di Sabrina. Mi scuso se le scrivo qui, ma era l'unico modo per contattarla. Avrei bisogno di vederla al più presto. Sì, è lei. O almeno credo. Era un'allieva di mia moglie. Quindi magari l'ho vista al conservatorio e mi confondo. O forse è stato tutto un sogno. Non è un sogno. Non si sbaglia. Senta, io quella sera ero ubriaco, avevo bevuto molto. Ultimamente mi succede spesso. Non mi reggevo quasi in piedi. Ma di cosa avete parlato? Che cosa hai fatto in questi ultimi giorni? Sono andato a letto presto. È la battuta di un film, copione. Sì, lo so. È quello che faccio da che non c'è più Rossella. Non è giusto. Eravamo così felici. Che peccato. Morire così giovane. Sono sicura che se potesse ti direbbe che il vero peccato non è morire. Il vero peccato è non vivere. È tutto così confuso. Non c'è nulla di confuso. È tutto chiaro. Come il giorno dell'incidente. Ero in macchina con Sabrina. Potevo morire anch'io. Dovevo morire io. Adesso sentire parlare di lei mi dà la speranza che un giorno possa rivederla. Ora non mi rimane che vivere.
perché solamente vivendo posso continuare a mantenere intatto il ricordo. E le persone che non ci sono più continuano a vivere in quel ricordo, continuano ad esserci. Ah, dimenticavo. In camera di Sabrina ho trovato questa busta. È per lei. Caro Michele, ecco tutto quello che ti avevo promesso. La nostra musica. La tua musica. Naturalmente i semi, mi raccomando, piantali e curali. Sarà un po' come curare la nostra amicizia. Ciao. Ciao. Allora, hai indovinato la parola? Sì, grazie a te. Dimmi la verità. Te l'ha detto lei? Che cosa? Che avevo bisogno di aiuto. Lo sai, siamo buone amiche. Adesso lei è serena. Vivere d'aria, vivere alla grande, vivere la giornata, vivere fra le nuvole. La parola era vivere, già, vivere.